Con il capitano del Teramo Basket 1960 Andrea Lagioia. Andrea, partiamo innanzitutto dalla bellissima vittoria contro Bisceglie. Serviva questa vittoria contro una grande squadra, da spettatore è stata godibilissima, per voi ovviamente un po' meno sul campo perché è partita di un'intensità pazzesca, però è arrivata appunto questa grande vittoria. Beh, però queste partite sono quelle belle insomma da giocare, perché con una grande squadra, Bisceglie è venuta per vincere perché aveva vinto mi sa la partita prima fuori casa, è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. E nonostante l'assenza di Emidio, alla fine è una buonissima squadra, quindi siamo stati bravi noi a portarla a casa, perché farà tanto per il resto del campionato questa vittoria. Tra l'altro un dato che non viene considerato, che però c'è perché poi i numeri non mentono: avete vinto 4 delle ultime 5, questo insomma non tutti lo stanno né dicendo né scrivendo, però piano piano insomma Teramo sta facendo il suo campionato, siete secondi, San Severo sta facendo un monologo a sé, voi però siete subito dietro. Beh, quello che ci siamo chiesti insomma è di avere un po' più di continuità, perché siamo partiti con una vinta, una persa, una vinta, una persa, e quello che ci mancava era appunto proprio avere questa continuità e fiducia nei nostri mezzi. Le vittorie aiutano sicuramente a prendersela questa fiducia, quindi adesso che siamo con questa statistica che lascia comunque il tempo che trova, dobbiamo continuare a spingere, specialmente in questo momento, perché allungare la serie ci aiuterebbe parecchio. Prossima trasferta, si va a Perugia contro Val di Ceppo. Guardando la classifica è una squadra di ultima fascia, però l'abbiamo detto più volte, è il girone più difficile, quindi paradossalmente sono le partite più difficili. Sì, ultima fascia per la classifica, ma obiettivamente loro sono andati a vincere a Matera, mi sembra, la prima di campionato, una squadra che può fare risultato un po' dappertutto. È una squadra imprevedibile, giovane, che gioca a ritmi alti, difendono molto. E li conosco perché io comunque sono di quelle parti lì, quindi conosco un sacco di ragazzi che giocano là, una squadra non sottovalutata assolutamente. Forse sulla carta ci possono dire che siamo favoriti rispetto a loro, però le partite vanno giocate, abbiamo visto che tutti vincono con tutti, quindi dobbiamo andare lì concentrati per fare la nostra partita e imporre il nostro gioco, assolutamente.